Sì, ok. Ringrazio il Comitato Economico e Sociale Europeo per questa audizione. Mi chiamo Marcello Zuinisi, sono legale e rappresentante dell'Associazione Nazione Rom. Porto la voce a questa audizione del Consiglio Nazionale dei Rom Sinti e Camminanti, che in Italia organizza 30.000 persone. Porto la voce del Forum Indivisibili e Solidali, un organismo che racchiude 560 associazioni che da un anno e mezzo lottano contro le leggi razziali in Italia. Porto la voce della Coalizione Mondiale Antirazzista, nata a Londra il 19 e 20 ottobre del 2020. Per il 2021 abbiamo convocato 100 manifestazioni in contemporanea nel mondo contro il razzismo. In Italia, dal 1938 ad oggi ci sono crimini impuniti contro l'umanità. L'Italia nel 1938 ha varato le leggi razziali. I primi a essere arrestati sono stati dei sinti, una sinta, Milka Goman a Pisa. Mai il Tribunale di Norimberga ha processato l'olocausto subito dai Rom, Sinti e Camminanti. Non solo. Nel momento in cui è finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, il Ministro della Giustizia, Togliatti, liberò fascisti e razzisti, mai processandoli. Ad oggi continuano questi crimini impuniti fino a ieri. Questa notte vi abbiamo mandato una relazione via email su quello che sta succedendo a Foligno, dove c'è un'emergenza umanitaria e la regione non interviene. Oltre alle leggi razziali vecchie, mai processate, ci sono nuove leggi razziali. Il governo ha varato, il governo scorso, i decreti di sicurezza di cui parlava Casucci della UIL, sono leggi razziali. Il Matteo Salvini, il 16 luglio del 2019, ha varato un decreto, una direttiva impartita ai prefetti, ai comuni e alle regioni per i censimenti etnici delle abitazioni di Rom, Sinti e Camminanti. Significa che la polizia è andata in normali abitazioni vissute da Rom e ha segnato. Can you speak slower to Sì, translate? Because translation is still. sto registrando ogni cosa, vi invierò il video con la traduzione al Comitato Economico e Sociale Europeo a Bruxelles. Io parlo velocemente perché le cose da dirvi sono molto importanti. Benissimo, continuo. 16 luglio 2019 Matteo Salvini ha fatto una direttiva di censimenti etnici. Cioè, sono andati le autorità di pubblica sicurezza davanti alle case abitate dai Rom a chiedere: voi siete Rom? È quello che succedeva quando mettevano la stella dei Juj, degli ebrei, sulle case. La stessa identica cosa. Il 1 agosto abbiamo denunciato alla magistratura italiana Matteo Salvini per questa legge razziale. Il 3 di marzo 2020 a Roma, Piazzale Clodio, il GIP, giudice Maria Clementina Forleo, dovrà decidere il rinvio a giudizio di Matteo Salvini e dei responsabili di razzismo, violenze e truffe contro Rom, Sinti e Camminanti. Chi abbiamo denunciato? Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, ex sottosegretario di Stato e responsabile UNAR, i sindaci, Virginia Raggi, i presidenti di regione. L'Italia ha firmato degli accordi quadro strutturali europei nel 2011, 23-24 giugno 2011. Da quegli accordi è varata una strategia che vede UNAR, punto di contatto nazionale, dovevano nascere tavoli nazionali, regionali e locali con la partecipazione diretta dei Rom, non sono mai nati. Grazie a quegli accordi l'Italia ha ricevuto 7 miliardi di euro, 7 miliardi di euro tramite 62 programmi 2014-2020, due nazionali, PON Inclusione e PON Metro. 1 miliardo e 250 al PON inclusione, 856 milioni PON metro sulle città metropolitane, altri 60 programmi ricevuti dalle regioni. Solo in regione Umbria, 55 milioni di euro per l'inclusione di senza fissa dimora, dei Rom, dei Sinti, dei Camminanti, delle vittime di tratta, le vittime di schiavitù sono spariti nel nulla. Stiamo chiedendo alla magistratura italiana di rinviare a giudizio e aprire il processo per i crimini contro l'Europa. Sui fondi strutturali europei vi chiediamo di trasmettere la mia audizione al nuovo Presidente della Commissione europea, perché alle luci dei regolamenti europei 1303 che disciplinano l'uso dei fondi europei vengano non solo bloccati i fondi, ma venga processata l'Italia a Strasburgo, a Bruxelles e vengano restituiti i soldi, perché i soldi sono spariti. I dati che vi ha dato l'Associazione 21 Luglio, che lavora col governo e con UNAR, sono falsi.
Non sono 26.000 i rom in Italia, sono 40.000 le persone che vivono in altissima marginalità. Solo a Roma 10.000 persone, solo a Castel Romano 1.076 persone, ho i documenti che lo attestano. Di queste 40.000 persone, 15.000 persone sono apolide senza documenti. Ultima cosa, noi abbiamo consegnato un dossier al commissario agli affari regionali in audizione davanti alle telecamere in diretta alla Commissione Europea, la Corina Cretu è su YouTube, la trovate, gli abbiamo consegnato un dossier, è venuto il direttore generale della Commissione Europea Giustizia qui, Zabolk Smith, in Italia, ci hanno impedito di incontrarci. UNAR ha barato un decreto di cui fa parte la 21 luglio la platform Rom Sinti e Camminanti, che è illegale. Dico l'ultima cosa, l'Associazione Nazione Rom ha chiesto quella platform, ha chiesto il rispetto della legge. Sapete cosa ha fatto UNAR? Ha barato un tavolo nel quale chiedeva che i rappresentanti legali delle associazioni non avessero processi in corso. Ora, la legge italiana dice che se te sei indagato, te puoi diventare un carabiniere, puoi diventare un finanziere, sei un amministratore pubblico, puoi partecipare a qualsiasi bando. L'ufficio antidiscriminazioni razziali, si dovrebbe chiamare ufficio discriminazioni razziali, sta discriminando Rom, Sinti e Camminanti, esclude la parte più povera e oppressa dei Rom da avere una rappresentanza politica. Vi invito il Comitato Economico e Sociale Europeo il prossimo 8 aprile, a Vienna, Congresso Mondiale della IRU, grazie. Thank you very much.